Emergenza rifiuti nelle frazioni a Monte di Acireale. Parte tra i ritardi e gli immancabili disagi la raccolta porta a porta in questa zona. Acireale, dal 1 luglio tutte le istanze legate allo sportello unico delle attività produttive dovranno essere presentate in modalità telematica. Pallavolo, dopo aver conquistato la B2, la Liberamente a Cicatena è a rischio iscrizione. Appello alle forze imprenditoriali. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione a cura della redazione di TG Reporter. All'interno del nostro telegiornale quest'oggi ci occuperemo anche della statale 114 nel viale Alcide De Gasperi, infatti un belvedere nel degrado, un'area insomma verde in attesa degli interventi dell'ANAS. E poi parleremo dei mercatini rionali. Il 9 luglio infatti scade il termine per presentare i moduli per l'assegnazione dei posteggi, moduli che possono essere scaricati dal sito istituzionale. Proseguiremo con lo sport ponendo in evidenza l'Acireale Calcio. È subito caos infatti il vicepresidente Nino Pulvirenti e l'amministratore delegato Daniele Notarrigo sono critici nei confronti della cordata messinese annunciando di voler lasciare. Ma come dicevamo dei titoli, emergenza rifiuti, una situazione critica per molte frazioni acesi. La differenziata infatti stenta a partire nelle nuove zone e non mancano tra l'altro le lamentele da parte dei cittadini, molti dei quali non hanno ancora il kit. Sentiamo i dettagli nel servizio. È emergenza rifiuti per molte frazioni acesi, che in questi giorni sono dominate da maleodoranti antiestetiche e microdiscariche. A vivere questa reale emergenza sono proprio le zone in cui la raccolta porta a porta è stata appena attivata, come Guardia, Mangano e San Giovanni Bosco. Scarse se non assenti informazioni e mancanza dei kit sono i limiti che non permettono un efficiente avvio della raccolta differenziata e cittadini, come evidenziato ieri nell'intervento della consigliera comunale Valentina Pulvirenti, quanto mai esasperati. A confermare le criticità e il disagio dei residenti è oggi il presidente del comitato cittadino Sveglia Frazione, Nino Castorina. Secondo me è iniziata per l'amministrazione, è iniziata solamente per loro. Per i cittadini ancora deve iniziare. Secondo me, per come si sta vedendo nel paese, c'è tanta confusione e niente di concreto. Quali sono i disagi? Qual è il problema? Il problema è che l'amministrazione ha sbagliato, base il mio modo di vedere, e innanzitutto l'avviso, come avvisare i cittadini. Perché in inizio un evento così serio, che è la differenziata, doveva essere una cosa bella per il cittadino, dove diceva c'è la svolta che diciamo che iniziamo a differenziare. Invece non è stato così, perché l'amministrazione ha fatto l'avviso tramite i social e così non si gestisce un'intera differenziata. Si doveva fare una campagna di informazione, doveva accettarsi che la comunità tutta era ricoperta di vari kit, ricoperta da varie informazioni tutta, e poi iniziavamo. Invece è stato al contrario, è stato fatto porta a porta a macchia di leopardo. Una porta c'ha il kit, quattro porte non ce l'ha, una porta ce l'ha, dieci porte non ce l'ha, vie saltate, avvisi non lasciati, avvisi, un avviso più avanti, un avviso più indietro, cioè così non si fa. Si è creato solamente un'intera confusione. Oggi gli anziani si trovano in uno stato di totalmente abbandono perché non sanno quello che devono fare e non sanno dove devono coinvolgere la spazzatura, come devono fare. Cioè, si dicono loro, fanno una, secondo me devono fare una marcia indietro, devono fermare tutto, capiscono la situazione com'è. Le risposte ancora fino ad oggi sono: ci stiamo attivando. Ma prima come fai? Ci stiamo attivando? Prima ti attivi e così già indifferenziato in corso. Capovolgi tutto. Attacchi la domenica per il lunedì, attacchi quella cosa, diciamo quella locandina gialla nei pali dove che indichi quella via sotto copertura del differenziato. Però le cose chiede il comitato? Chiede che l'amministrazione faccia un passo indietro. Okay. Ferma la differenziata. Si accetta che si informa che tutta la comunità, Mangano, San Giovanni Bosco
e guardia è ricoperta di vari kit. Dopodiché fa una campagna informativa attraverso le parrocchie, dove che informano a tutti i cittadini come si fa la differenziata. Se nelle suddette zone l'avvio risulta quanto mai critico, in altre frazioni si prosegue a stento e con le discariche che si moltiplicano a vista d'occhio. Santa Maria Malati ne è un esempio, come ci dice Giuseppe Vassa, consigliere comunale del posto, che parla di situazione indescrivibile per i residenti e soprattutto, afferma, per chi ha le abitazioni vicino ai cassonetti, dove ovviamente si sta verificando lo scarico da parte di persone non residenti al luogo. Il tutto avviene nelle zone di via provinciale per Santa Maria Malati, via Carico, via Castagneto e via Angelo Pitre. Tutto questo non è accettabile per chi regolarmente paga le tasse. Quindi invito l'amministrazione ad effettuare maggiori controlli e, se il caso, anche ad iniziare a multare la ditta per il continuo disservizio. E sull'emergenza rifiuti interviene anche il presidente dell'associazione AC Gaia, Paolo Monaco. L'emergenza rifiuti che viviamo in concomitanza della stagione estiva e quindi delle calde temperature è una problematica da superare con la collaborazione di tutti, afferma Monaco. Invito quindi ancora una volta a differenziare e smaltire i propri rifiuti come previsto nella propria area di residenza, a conferire nei cassonetti solo nelle ore notturne e serali. Vorrei inoltre invitare i dipendenti della ditta incaricata dello smaltimento a ridurre al minimo le agitazioni e le assemblee in orario di lavoro. L'amministrazione garantisca gli stipendi e le condizioni contrattuali e potenzi i controlli sul territorio per colpire in modo sempre più incisivo i numerosi trasgressori. E a far crescere lo stato di disagio anche la protesta degli operatori ecologici che hanno indotto 3 giorni di assemblee. Da oggi dunque nel cantiere della Tecra 3 giorni di assemblee dei dipendenti in agitazione per la mancata corresponsione dello stipendio di maggio. Il termine ultimo era quello del 15 giugno scorso. Il calendario delle assemblee partirà dalle 10 alle 12 con la Fiadel. A seguire domani, sempre allo stesso orario, è fissato l'incontro con la UGL, mentre giovedì quella della USB. E sulla questione interviene anche l'assessore alle politiche ambientali Francesco Fichera, che ha dichiarato: il comune ha pagato la somma prevista proprio oggi e già domani partiranno i bonifici. Abbiamo comunque già contestato tale atteggiamento a Tecra, continua l'assessore Francesco Fichera. La ditta da soggetto imprenditore ha infatti degli obblighi precisi da assolvere nei confronti dei lavoratori, a prescindere dai pagamenti compiuti dal comune. Agli stessi lavoratori va anzi dato atto di aver assicurato regolarmente lo svolgimento dei servizi nonostante i ritardi registrati, evitando gravi disservizi in tutta la città. Ed è stato chiuso il casello di ingresso all'autostrada A18 in direzione Catania. A comunicarlo il sindaco Roberto Barbagallo attraverso una nota alla cittadinanza. Una chiusura è determinata a causa del blocco a causa di lavori in corso al casello di San Gregorio e anche per un incidente che si è verificato. Una chiusura che ha provocato immancabilmente un blocco del traffico viario. La polizia municipale comunque è al lavoro per sgomberare il viale Cristoforo Colombo. La protezione civile con i volontari si sta attivando inoltre per portare supporto e acqua fresca agli automobilisti che sono rimasti bloccati in autostrada. E invece parliamo dell'aiuola posta sulla statale 114 ad Acireale, nella viale Alcide De Gasperi, che versa in una condizione di degrado. Interventi di potatura lasciati in sospeso e dunque adesso a rischio di incendi. Aiuole presenti lungo il viale Alcide De Gasperi di Acireale, lavori incompleti e comunque in ogni caso fatti male. Il tratto in questione è quello che si snoda in direzione Messina, poco prima dell'impianto semaforico posto all'altezza dell'incrocio con la via provinciale per Riposto e il viale Regina Margherita. Un sito dalla particolare attrattiva in quanto vi è un belvedere che spazia sul sottostante litorale. Nei giorni scorsi il personale dell'ANAS intervenne per effettuare un'azione di potatura sull'aiuola in questione, eliminando così i rami sporgenti sull'adiacente corsia di sosta, lasciando però il tutto nell'area, una piccola grande foresta nella quale di fatto è impossibile accedere e transitare.
Peraltro, con la calura di questi giorni, gli sfalci sono divenuti secchi, costituendo pure un pericolo non indifferente, visto che a ridosso vi vengono passeggiate giornalmente alcune auto. Ma perché tutto ciò? Si tratta di un primo intervento d'urgenza fatto dall'ANAS con personale proprio, al fine esclusivo di rendere visibile la segnaletica che era stata ricoperta. Prossimamente, ma non è dato sapere quando, l'ANAS si avvarrà del supporto invece di una ditta esterna per procedere alla manutenzione della statale per quanto riguarda potature e scerbature delle aree verde di competenza, compreso questo tratto di Belvedere, al momento alquanto malmesso. Qualche secondo di pausa, tra poco con le altre notizie. C'è tutto il sapore del mare nei piatti preparati dal ristorante Belle Époque. Il piacere della tavola. Oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza. Come la volete, tutti i gusti. Belle Époque. Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Marchio Ottica e Fotografia. Vieni a provare gli occhiali della linea hashtag WLP e hashtag WLP Cult, hashtag WLP Collection, dedicati a chi vive da protagonista i trend della moda e vuole il meglio del design italiano. Tomarchio Ottica e Fotografia OXO, ad Acireale in corso Italia 18 A e B. Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio Al Mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità Al Mulino si fonde con la convenienza. Tortellini e ravioli a 5,99 euro. Gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro. Maccheroni a 2,49 euro. Maccheroni al ferretto a 4,99 euro. Lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio Al Mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue Acireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 25 giugno, presso la sede di via Paolo Vasta 180 Acireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Salute e benessere 2.0. Da giovedì 18 maggio, tutti i giovedì alle 21.10, in replica il venerdì alle 19 e il sabato alle 16. Salute e benessere 2.0, a cura del dottor Riccardo Castro. Ogni settimana, insieme ad importanti ospiti, saranno trattati argomenti di medicina di grande interesse. Salute e benessere 2.0, su Etna Espresso Channel. Seconda parte del nostro telegiornale, proseguiamo con le altre notizie. Dal prossimo 1 luglio tutte quelle che sono le domande legate allo sportello unico delle attività produttive dovranno essere presentate in modalità telematica. Sentiamo meglio dunque nel servizio.
Dopo il via libera in Consiglio Comunale, che ha esitato nel maggio scorso il regolamento che disciplina il SUAP, sportello unico delle attività produttive, il dirigente dello sportello, il dottor Alfio Licciardello, insieme all'assessore alle attività produttive Antonio Coniglio, comunicano che a partire dal prossimo 1 luglio tutte le tipologie di istanze di competenza del SUAP dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale urbix_suap. Verrà dichiarata irricevibile la pratica presentata dall'utente in modalità cartacea. Il regolamento, salutato come un importante passo avanti nel processo di razionalizzazione ed efficientamento del servizio che la pubblica amministrazione offre nei confronti del cittadino, contiene anche importanti novità introdotte in sede di consiliare dalla seconda commissione permanente con delega al bilancio e allo sviluppo socio-economico, emendamenti relativi alle spese e diritti di istruttoria, in particolare le agevolazioni alle start-up costituite da giovani di età inferiore ai 32 anni e alle imprese costituite prevalentemente da donne, nonché alle imprese che commercializzano prodotti presenti nel registro DECO. Gli atti imputabili alle attività produttive d'ora in poi saranno dunque tutti telematici e il cartaceo risulterà inammissibile. Ciò significa, afferma l'assessore Coniglio, semplificazione e tempi certi. Si invitano pertanto i tecnici e i cittadini che intendano interfacciarsi con il SUAP a registrarsi sul portale urbix_suap, raggiungibile attraverso l'apposito link presente nel sito internet del comune di Acireale. Parliamo invece dei mercatini rionali, in quanto entro il 9 luglio è possibile presentare il modulo per l'assegnazione dei posteggi. I mercatini rionali sparsi in buona parte del territorio acese, il cui modulo può essere scaricato anche dal sito istituzionale. Sentiamo. Scade il 9 luglio il bando per l'assegnazione dei posteggi attinenti l'istituzione dei mercatini rionali. Sono 16 in totale i mercatini rionali sparsi sul territorio acese, da Piazza Marconi fino a Pennisi e Pozzillo, con cadenza giornaliera, infrasettimanale o settimanale. Un modo questo per contrastare il fenomeno del commercio abusivo, vivacizzare il territorio comunale, dare un servizio ai cittadini, facendo sì che attraverso apposite aree individuate possono essere regolarmente venduti prodotti che vanno dall'abbigliamento ai prodotti per l'igiene della casa fino ai generi alimentari. Per chi fosse interessato, dunque, può scaricare il modulo dal sito www.comune.acireale.ct.it e inviarlo entro la data indicata, 9 luglio, al settore attività produttive. Nel quadro di un'iniziativa a livello nazionale, il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha fatto pervenire al presidente ANCI, Antonio De Caro, ai sindaci e ai commissari dei liberi consorsi comunali, l'ex provincia per intenderci, di tutta Italia, centinaia di note di protesta contro l'adesione al progetto SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprime la propria ferma opposizione ad ACI Sant'Antonio ed in tutti i comuni e gli enti locali della penisola nei confronti delle iniziative. Chiede pertanto al sindaco di ACI Sant'Antonio, Santo Caruso, di recedere da tale adesione. Il Movimento Sociale ritiene, secondo quanto si legge nella nota, che i progetti SPRAR siano un incentivo all'inarrestabile, in molti casi illegale, flusso migratorio e che le straordinarie risorse economiche impiegate per l'emergenza migratoria, che ammontano a 4,6 miliardi di euro per il solo 2017, debbano essere impiegate invece al risanamento economico degli italiani massacrati da una crisi infinita. Ed invece andiamo ad ACI Catena, perché domani, mercoledì 21 giugno alle ore 11, il sindaco Nello Oliveri si recherà in visita istituzionale alla caserma dei carabinieri di ACI Catena. Un'occasione questa per fare il punto sul progetto di ristrutturazione della struttura di via Galileo Galilei, che ospita gli uffici e gli alloggi della Benemerita.
E invece proseguono questa sera alle ore 21 presso la sala consiliare Maria Grazia Cutuli a Santa Venerina i lavori del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno tre punti che sono stati rinviati nella scorsa seduta che si è tenuta il 12 giugno. I punti riguardano l'allocazione definitiva del mercato settimanale del giovedì, il regolamento per il funzionamento e la gestione del Cineteatro Eliseo e l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. E adesso ci fermiamo ancora per un po' e a tra poco con la terza parte dedicata allo sport. Riqualificati. Diventa subito operatore sociosanitario. Arti e Mestieri Onlus, in vista di concorsi pubblici in strutture di assistenza sanitaria, apre dei corsi di riqualificazione di 420 ore, ai quali possono accedere coloro che hanno una delle seguenti qualifiche: ADEST, OSA, OTA o equipollenti. Il corso, che si terrà da Cireale, è a pagamento rateizzabile e riservato a 25 allievi. Rilascia la qualifica OSS, con la quale si può lavorare in strutture pubbliche o private, centri di accoglienza, di assistenza e ospitalità, case di riposo, comunità di recupero, case famiglia, centri educativi, oltre che in aziende sanitarie ed enti specifici. Arti e Mestieri Onlus. Chiamate allo 0935 18 21 435. Sarete messi in contatto con l'ufficio di zona competente. Se devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro, a 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare. Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini e Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo! Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spoligni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13.30 su Etna Espresso Channel, le ricette di Casa Espedito. Lo chef Claudio Trovato realizzerà per voi i più buoni piatti di Casa Espedito, il nuovo bistrò di Piazza Garibaldi a Cireale. Ben ritrovati alla terza parte, come dicevamo poco fa, una parte dedicata allo sport e iniziamo con il calcio. È caos infatti in casa a Cireale in quanto annunciano di voler lasciare il vicepresidente Rino Pulvirente e l'amministratore delegato Daniele Notarrigo in quanto hanno mostrato una posizione critica nei confronti della cordata messinese. Il servizio. Si aspettava una ripartizione di quote societarie tra chi aveva voglia di investire con i fatti nella Cireale Calcio e chi invece ha mostrato di farlo, almeno al momento, solo a parole. Aspettando però, ecco la prima clamorosa svolta. Il vicepresidente Rino Pulvirenti e l'AD Daniele Notarrigo, in evidente dissenso con la cordata messinese rappresentata dal capitano Stracuzzi, hanno annunciato il loro disimpegno.
annuncio seguito dalle dimissioni del segretario generale del sodalizio Granata, l'acese Alessandro Ragonesi. Rendiamo noto, si legge, la nostra intenzione di abbandonare il progetto legato alla Cidale Calcio, scelta sofferta ma necessaria, motivata da un'assenza totale di segnali concreti da parte degli altri soci, segnali che sono stati sollecitati più volte, senza però ricevere alcuna risposta. Abbiamo introdotto liquidità nelle casse societarie e successivamente abbiamo chiesto delle risposte economiche a chi di dovere, ma queste risposte, affermano all'unisono Rino Pulvirenti e Daniele Notarrigo, tardano ad arrivare, facendo perdere tempo e opportunità al progetto. Da qui la decisione di lasciare, una lettera però che si chiude con un laconico: lasciamo una porta socchiusa. Dal calcio alla pallavolo, da Cirale alla Cicatena, in quanto potrebbe non iscriversi al prossimo campionato nazionale di Serie B2 di pallavolo femminile la Liberamente a Cicatena. Dopo la gioia infatti della promozione, l'appello adesso che viene rivolto alle istituzioni, alle forze imprenditoriali e commerciali. Sentiamo. Dopo la gioia ecco l'amarezza. Lancio un appello alla città, alle forze imprenditoriali e commerciali, a chi ama la pallavolo, la SD Liberamente a Cicatena, che in una nota pone in evidenza il rischio concreto che la squadra potrebbe non iscriversi al prossimo campionato nazionale di Serie B2 di pallavolo femminile, conquistato alla fine della scorsa stagione sportiva con gioia e entusiasmo da un'intera città, a Cicatena e da numerosissimi sportivi provenienti dai centri vicinori. Tutti abbiamo esultato, si legge in una nota, inorgogliendoci delle vicende sportive delle hashtag Liberelle. Il salto di categoria dal campionato regionale di C al prestigioso torneo nazionale di B2, unica formazione acese a rappresentare la pallavolo sui palcoscenici nazionali, impone infatti un esponenziale innalzamento dei costi che la società da sola non riesce a coprire. Sin dal lunedì successivo, continua la nota, l'eccezionale e indimenticabile promozione in B2 conquistata a fine maggio, la società SD Liberamente è alla affannosa ricerca di aziende sponsor affinché questi possano legare il proprio marchio alla squadra, pronta a giocare nei campi del volley femminile della Sicilia, della Calabria, della Basilicata, della Campania. Un progetto assolutamente affascinante dagli immediati riscontri commerciali, atteso che la pallavolo è in Italia la prima disciplina sportiva praticata dalle donne, oltre che essere per volume di investimenti e interesse mediatico all'apice assoluto tra gli sport di squadra. La Liberamente, che conta una media di 300 spettatori a partita e che vanta migliaia di visualizzazioni sulla pagina Facebook, tutte dimostrate, è una vetrina assolutamente appetibile per il mercato pubblicitario, ma la crisi e la depressione economica che investe la nostra zona ha sin qui impedito alla società di recuperare le energie necessarie per affrontare il campionato nazionale di B2, tra lo sconforto delle centinaia di tifosi. I tempi, peraltro, si legge ancora nella nota, sono davvero stringenti. Già entro la prima settimana del mese di luglio la Liberamente dovrà decidere se partecipare o meno al campionato di B2 femminile di pallavolo, per misurarsi con i sestetti delle altre regioni del sud Italia, un veicolo pubblicitario immediato per sponsor aziende, città. Per questo motivo l'appello è rivolto alle istituzioni, alla classe imprenditoriale, al settore commerciale, ai singoli sportivi, affinché aiutino ad accendere la luce. Tutti insieme, conclude la nota, evitiamo che il buio faccia sparire per sempre una grande storia sportiva, fatta di sacrifici, di successi sul campo, di gioia, delle lacrime, delle centinaia di supporters che non ci stancheremo mai di ringraziare, che sono parte di noi. A seguito della pubblicazione lo scorso 24 maggio sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale dei bandi 2017 per la selezione di 48.000 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia, di cui più di 3.000 nella regione siciliana, la Misericordia di Acireale rende noto che è indetta la selezione di 4 volontari da poter impiegare nel progetto di servizio civile
aprile, dal titolo al servizio della vita V, settore assistenza. La durata del servizio è di 12 mesi e ai volontari in servizio civile nazionale viene corrisposto un assegno mensile di 433 euro. Per poter partecipare bisogna presentare il modulo indirizzandolo alla Misericordia 10 Reale entro e non oltre le ore 14 di lunedì 26 giugno 2017. I progetti tra l'altro possono essere consultabili presso la sede della Misericordia 10 Reale in via Paolo Vassa numero 180 nei giorni e nelle ore specificate, oltre che ad essere consultabili sul sito www.misericordia.acireale.it. Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, in quanto potrebbe essere escluso questo dalla partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il presente bando. Il bando integrale può essere anche visibile sul sito www.serviziocivile.gov.it. E domani invece si terrà la 35esima giornata cittadina del sollievo presso il Cuore Immacolata di Maria Acireale. Il programma prevede nel pomeriggio l'accoglienza nel salone parrocchiale, seguito da un momento di festa e fraternità, per poi proseguire verso le 18.30 con il trasferimento in chiesa Santo Rosario e consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, al quale seguirà alle 19 la celebrazione eucaristica e la processione verso la grotta di Lourdes con la benedizione finale. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo sereno con temperature massime che potrebbero raggiungere i 30 gradi, stazionarie le minime 21 gradi, venti deboli, mari calmi. E con questo è tutto, vi rimandiamo all'appuntamento con la nostra informazione domani alle 13.40. Vi ricordiamo anche di poterci seguire sui nostri canali social come la pagina Facebook Etnespresso Channel - TG Reporter. Grazie a tutti per averci seguito.